Sole, folla e vittoria per l'Avellino sul terreno del Partenio, che per due mesi è stato centro operativo militare ed eliporto. Il Bologna, che ha mantenuto quasi costantemente l'iniziativa e la superiorità territoriale, è stato trafitto in contropiede entrambe le volte, dopo essere giunto assai spesso a contatto con il portiere avellinese, come in questa occasione. Qui Colomba, attivissimo fino al termine, chiama alla parata tacconi in rovesciata, dopo una punizione per fallo su Eneas, che è rimasto in campo un solo tempo e che si è visto e non visto. Ed ecco il primo gol bianco-verde al 23esimo. Azione verticale rifinita da Ugolotti che dà a Massa. Zinetti esce, Massa tocca e manda in rete nonostante un tentativo disperato di recupero. È il momento migliore dell'Avellino, che poco dopo si ripresenta in area avversaria con questa violenta girata di Ugolotti. Per buoni 20 minuti la ripresa è scandita dalla tambureggiante controffensiva rossoblu che sembra dover sfociare da un momento all'altro nel pareggio. Al 18esimo, in una mischia prolungata davanti alla porta irpina, Garritano e Pileggi hanno la possibilità della zampata decisiva, ma la sciupano. Successivamente, su una ribattuta dalle retrovie, fuga di Colomba, palla al piede. Venturini, uno dei giovani coi quali Vinicio ha dovuto sostituire i tre titolari assenti, tra cui il brasiliano Juari, lo ferma alla meglio. L'arbitro Bergamo assegna un calcio piazzato dal limite e ammonisce Colomba, che reclamava il rigore. Mentre si gioca a una porta sola, l'Avellino, in una veloce manovra di alleggerimento e con un cross di Massa non sfruttato, fa la prova generale del raddoppio. Raddoppio che arriva al 31esimo. Lo stesso Massa appoggia su Criscimanni, il quale converge al centro e batte Zinetti con un angolatissimo rasoterra di esterno sinistro. Il Bologna trova la forza di reagire ancora e impegna ripetutamente tacconi, ma questo liscio di Zuccheri sembra simboleggiare i suoi errori e spiegare sufficientemente la sua sconfitta.